Buonasera Greg, è mezzanotte in Italia, sono le 6 del pomeriggio a New York. Com'è nato Snooth e con che motivazioni? Ok, Snooter è nato, c'erano una persona che hanno creato l'idea di Snooter e lui ha lavorato qui a New York a una ditta che si chiama il Wine Messenger. Era un importatore in qualche stato a nord-est America e lui ha incontrato qualche problema quando lui ha dovuto scrivere l'informazione su ogni vino perché 5 anni fa, 10 anni fa, i primi giorni dell'internet era ovvio che c'era tantissima informazione sul vino nell'internet. Ma era un pezzo qui, era un pezzo lì, questo era falso, questo era verificato e lui ha pensato di creare uno portale per tutta l'informazione del vino, tutte le foto, tutta l'informazione su produzione, vinificazione, prezzi qui a New York, prezzi a California, prezzi in Italia, con le riviste professionali anche degli amatori dei vini. E questo era lì. L'idea all'inizio e l'obiettivo era sempre di semplificare vino, di amalgamare, prendere tutte le informazioni, verificare quello che possiamo verificare, creare un po' di informazione nella una lingua facile, Popolare, diciamo, non accademia. non accademica. Questo è il problema del vino. Almeno qui in America uno dei grandi problemi è i gente che sono interessate nel vino pensano che vino è una cosa intellettuale, una cosa molto pesante e per il maggior parte della gente, 80%, 90%, il vino è una bevita, il vino è un po' di alcol, il vino è un po' di fondi. Tu puoi divertirti con una bottiglia di vino e loro non vogliono sapere, tutto l'alcol 13,43, loro vogliono sapere se questa bottiglia di vino a 20 dollari ha valore, di questa bottiglia di vino a 20 dollari è tradizionale, moderna, è morbido, un po' duro e noi proviamo a darlo questa informazione in una forma abbastanza semplice. Allora, abbiamo visto che Snooth quindi è un portale che fornisce informazioni sul vino, su una certa etichetta, su una certa annata. Ecco, il produttore italiano che per esempio non trova il suo vino, dice come posso fare a essere presente anch'io su questa piattaforma? Cioè, è facilissimo. Ogni persona può creare un vino e ogni vino ha la sua pagina, ogni enoteca ha la sua pagina, ogni regione ha la sua pagina anche. Per creare un vino c'è un link alla base del sito, Edo Wine, alla destra, e tu puoi aggiungere un vino, Edo Wine, aggiungere un vino. Poi se tu volete creare una pagina per la cantina, c'è un altro posto, sulla pagina per il vino c'è un link, Is this your wine? Questo è il tuo vino. E se questo è il tuo vino, cliccano, click in italiano, meglio click questo link e apri un'altra pagina e scrivimi una domanda per la creazione della sua pagina per la cantina. E Ho basta, è capito. facilissimo. Avete bisogno di 15 minuti al massimo. Ho capito. E, ecco, però dietro alla costruzione di questo portale immagino che ci sia stato parecchio lavoro, no? 5 anni di lavoro. Ecco. Noi siamo adesso in 14 persone, 5 anni. Il vostro business come creatore in che cosa consiste alla fine? Pubblicità. Pubblicità. Il business è pubblicità, Certo. 95%. Ok. E quindi diciamo, ecco, parlando di questa pubblicità, diciamo, se un produttore che voglia usare il vostro portale per advertising, per esempio, che informazioni possiamo dargli? Cioè, intanto la Snooth immagino che sia vista non solo negli Stati Uniti, ma un po' in tutto il mondo. E
Hai qualche, non so, puoi darmi qualche numero a livello di contatti? Noi abbiamo sopra 1 milione di visite al mese, un 57-58% sono negli Stati Uniti, poi i mercati più grandi per noi sono Francia, Canada, Inghilterra, Australia, Belgio, Alemagna e Spagna, al numero 10 Italia. Ma la storia non è così semplice perché noi siamo un sito usato dai genti delle città. Le città più grandi per noi sono sempre New York, un grandissimo percentuale degli utenti sono qui a New York, a Los Angeles, a West Palm Beach, a Florida, ma poi c'è Londra, San Francisco, Chicago, Parigi e Hong Kong. E questa è parte della storia. Abbiamo più o meno 30 milioni di persone che visitano il sito ogni giorno e poi noi abbiamo un elenco per l'email, noi facciamo un'email ogni giorno che va a 350.000 persone. E questa è la storia, un po' della storia del Snoot. I nostri clienti fanno pubblicità nell'email e anche sul sito e noi possiamo, si chiama in inglese targeting, noi Sì. possiamo fare il targeting pubblicità Profilarle per si chiama, profilazione, diciamo in italiano. profilazione, Sì. pubblicità profilazione per una città, uno stato, ma anche per gli amatori dei vini di Cabernet, per esempio, o amatori dei vini di Borgogna o Piemonte. Se noi possiamo, possiamo connettere, Sì, connettere. aiutami, connettere Sì. il produttore non con le nostre clienti, ma i clienti i consumatori dei vini, il tipo di vino che Certo. ogni produttore fanno. Ah, ho capito. Interessante. Per questo se voi date anche un'assistenza, cioè c'è una persona che per esempio può dare consigli ai produttori su come organizzare una loro campagna su Snooth? Sì, si chiama Kyle, noi abbiamo Kyle. una persona qui, ma lui parla solo inglese, Sì, purtroppo. va bene, no, va bene. Beh, credo che i produttori se vogliono esportare in paesi di lingua inglese comunque devono parlare inglese o avere una persona che parla inglese, quindi quello È sempre meglio. non è un problema. Ok, senti, questa newsletter è una newsletter a iscrizione gratuita, quindi si può iscrivere Sì, chiunque. sì, sì. Ok, Sempre gratuite. e nella newsletter voi fate, diciamo, date delle informazioni generali su, per esempio, su alcuni vini o parlate proprio esplicitamente di un'etichetta di un produttore, eccetera. Sopra un'etichetta è abbastanza raro, ma io lo scrivo l'80% di questi newsletter. Di solito c'è uno a settimana, c'è uno newsletter si chiama From the Cellar della cantina, dove scrivo su una degustazione dei vini invecchiati, una degustazione verticale, orizzontale. Poi Ok. c'è il Value Wines, quello con mercato. Di solito c'è uno newsletter ogni settimana, ogni 2 settimane, sul abbinare con cibo, abbinamento del vino e cibo. Poi c'è uno ogni 2 settimane, forse ogni mese, di un po' di turismo. Arriverò in Piemonte fra 1 settimana e lo scrivo un newsletter a Piemonte, dall'albergo, del ristorante, robe di genere. E questi sono le tipi I di newsletter che contenuti. Ok. scrivo ogni settimana. E poi c'è ogni stagione, c'è il migliore vini bianchi per l'estate, i migliori vini rossi per l'estate, poi c'è qualche newsletter scritto sulle vendemmie, quale è l'annata più grande, quella più fine, insomma c'è tantissimi diversi tipi, c'è il newsletter molto generale, molto semplice, Wine 101,
E poi c'è altri newsletter scritto su, per esempio, alla fine di questa visita in Piemonte, io scrivo qualcosa sulla NAC 2009, in Barolo 2010 e in Barbaresco. Ok, beh, diciamo ai produttori che se vogliono sapere di più su come funziona la newsletter devono solo iscriversi Sì. e così potranno vedere come è fatta la newsletter di Snooth. Allora, Sì. se ho capito bene, Snooth non vende vino. No, noi non vendiamo vino. Noi hanno provato anni fa, ma è troppo difficile perché qui in America noi abbiamo. America non è un mercato. Abbiamo 50 stati, ogni stato ha le sue leggi. Le leggi sono un casino di leggi qui. C'è le tasse diverse in ogni stato, c'è l'importatore, c'è l'importatore, distributore diverse quasi in ogni stato. È un lavoro solo per i gente che hanno esperienze a vendere vino in grande quantità, ma per uno startup, uno piccolo business come questo, ci vogliono milioni di dollari. Noi Sì, ma non diciamo che voi fattiamo fate un milioni lavoro di dollari. diverso, il vostro è un lavoro diverso rispetto a chi Sì. vende Bene. vino. Ok. Bene, e ti ringrazio molto, Greg. E niente. Allora, presto in Italia, Ok. Greg. Ciao. Presto in Italia, domenica mattina. Ok, a Ciao, ciao. presto. Ciao, ciao Gregory. Ciao. Ciao, ciao.